sia lodato Gesù Cristo. Continuiamo allora questa preparazione alla grande festa di San Pio da Pietralcina, quest'anno con un anniversario particolare, i 20 anni dalla canonizzazione di San Pio da Pietralcina il 16 giugno del 2002, quando venne iscritto nell'albo dei santi dal Papa San Giovanni Paolo II. E in questi giorni, in queste poche sere che abbiamo celebrato l'Eucaristia insieme, abbiamo voluto riflettere su quelle che possono essere i colori, gli aspetti, le caratteristiche della santità. Perché molte volte questa parola può diventare una parola un po' vuota, a volte insignificante, e il più delle volte la allontaniamo dalla nostra vita, perché diciamo, certo, San Pio è santo, loro sono santi, San Francesco, Santa Chiara, i santi che amiamo di più nella nostra vita, però lo allontaniamo, come dire, a noi non è possibile. Ecco allora che abbiamo imparato a riflettere e a comprendere che la santità innanzitutto è il gesto che ognuno di noi può compiere nel restituire, riconoscendo i doni che abbiamo ricevuto. Ma questa santità ha anche l'aspetto di essere abbracciati per primi dalla croce di Cristo, dal crocifisso. Ci ha aiutato la parola di Dio, ci ha aiutato anche le memorie liturgiche che abbiamo celebrato, San Francesco Maria da Camporosso, il grande questuante che sapeva dare e distribuire quanto riceveva, i martiri coreani che hanno saputo essere abbracciati dalla croce senza fare nessuna altra azione che non quella di lasciare che l'amore di Dio li coinvolgesse. Oggi ci viene incontro questa parola di Dio e questa festa di San Matteo Apostolo. Una parola di Dio che all'inizio, nella lettera agli Efesini, ci ha detto che il cristiano, colui che è santo, per antonomasia così come lo chiama San Paolo nelle sue lettere, il cristiano che è il santo, che è stato conquistato dall'amore di Cristo, è colui che si dona in maniera umile, feriale, con dolcezza, non ha spigolosità, neppure dentro a quelle che possono sembrare motivi di risentimento, motivi per cui scatenare anche una risposta violenta o semplicemente una risposta un po' piccata, un po' piccante verso gli altri. Ci dice che è la dolcezza, è l'umiltà che sanno rispondere a questo momento particolare dell'aspetto della santità. E tutti noi conosciamo nella vita di San Pio da Pietralcina come non ha risposto con una rivoluzione, non ha risposto schierando le truppe dei suoi figli che lo guardavano con grande venerazione perché suscitassero grandi polemiche, grandi lotte. Si è mostrato docile, umile, anche davanti a momenti che sembravano condannarlo, non piegare l'idea alla bontà di questo frate che viveva la sua vita di preghiera, di silenzio e di donazione al Signore. Non ha mai invitato alla rivoluzione. Ecco allora che la caratteristica della santità è il cristiano che non chiama alla rivoluzione, o meglio, chiama a una lotta sicura, ma con se stesso, una lotta contro se stesso per cui Cristo possa entrare nella sua vita. È
Ecco allora che ci viene incontro anche la figura di San Matteo, apostolo ed evangelista. Uno che è stato, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, chiamato, che è stato indicato dal Signore e portato dentro la sua vita, dentro la sua amicizia, dentro il suo gruppo, chiamato, perché stesse con lui. Così ci dice in altra parte del Vangelo, chiamò a sé i dodici perché stessero con lui. Ecco allora l'aspetto della santità, che ci fa essere docili e umili. È questa chiamata per stare con il Signore, non tanto per stare dentro un gruppo che professa chissà quali idee e quali valori, ma che sta con il Signore riconoscendolo che Lui è il motivo di tutto, che Lui è il motivo per cui anche noi stasera qui siamo radunati, per formare in concreto una vera comunità, una vera comunione. Il problema più grosso, il problema più grande, quello che fa fatica a entrare dentro nel nostro cuore, nella nostra intelligenza, e che vogliamo sempre primeggiare sugli altri. Mentre invece la compagnia che ci ha chiesto di far sorgere, o meglio, di contribuire ad alimentare, perché lui già l'ha creata, lui già l'ha fatta sorgere, lui già ce l'ha donata, è quello di non rompere l'unità. Nel Vangelo di Giovanni, l'ultima preghiera che Gesù fa insieme ai suoi apostoli, al Padre dice, Padre, fa che loro siano uno con me, un'unità, siano concordi, e amorosi gli uni con gli altri. E anche qui una lezione preziosa di Padre Pio, di San Pio. Questa lezione amorosa per cui faceva entrare tutti nella sua vita, anche se sembrava che avesse molte volte momenti un po' di ripulsione, no? Quante volte abbiamo sentito raccontare come cacciava via dal confessionale le persone perché riconosceva in loro che non erano umili e docili, che non erano nella dimensione di voler entrare in un rapporto concreto e stabile, di voler stare con il Signore. Lo faceva solo per questo motivo, per aprire gli occhi, perché per entrare nella vita di santità o nella santità di Dio occorre questa docilità, questa umiltà, questa dolcezza. Ma un altro motivo, un altro aspetto della santità che possiamo cogliere nella persona dell'evangelista ed apostolo Matteo. Scelto per stare con il Signore, abbiamo detto, ma anche scelto perché vada ad annunciare ciò che ha trovato, ciò che gli è stato dato. Ecco allora che diventa l'evangelista, che scrive il Vangelo, che racconta ciò che è accaduto alla sua persona, diventando una creazione nuova, un uomo nuovo. Per chi è stato a San Luigi dei Francesi, a Roma, c'è un grande dipinto famoso, La vocazione di Matteo,
in cui il Signore con un dito punta a Matteo. E Matteo dice con un dito, ma sono proprio io quello. Ci dicono i cultori dell'arte che il Caravaggio ha voluto reinterpretare, rivisitare il grande affresco del Michelangelo nella Cappella Sistina, dove Dio punta il dito verso Adamo e lo crea, come a dire è una creatura nuova. Quindi Matteo, quando viene inviato, è una creatura nuova. Parla per bocca non sua, ascolta con orecchie non sue, vede con occhi che non sono suoi, parla un linguaggio che ha ricevuto e sa profumare il mondo di un profumo nuovo, che è quello del Vangelo. Noi incontriamo Padre Pio e tutti noi siamo affascinati quando qualcuno ci racconta, e mi è capitato che qualcuno mi raccontasse di avere odorato, sentito il profumo di Padre Pio. Tutto l'uomo è coinvolto in questo messaggio. Tutto l'uomo, tutta la persona, tutto ciò che è coinvolto nel portare l'annuncio della novità del Vangelo. E Padre Pio lo ha fatto in maniera come gli è stato dato dal Signore di fare, pur stando sempre qui a San Giovanni Rotondo, eppure lo si trovava con il cardinale Mincenti, lo si trovava con il generale Cadorna, Diaz, non so, non ricordo più, no? Lo trovava in questa bilocazione con cui non portava soltanto un messaggio, ma portava tutta la sua persona, tutti i suoi sensi, tutta la sua potenza di annuncio. Ecco, la santità è fatta di questi due elementi che abbiamo visto questa sera. Lo stare con il Signore, che significa essenzialmente stare con la sua persona in un atteggiamento che ci ha insegnato lui, che è quello di un rapporto intenso dentro la preghiera. Ma allo stesso tempo la tensione dello stare con il Signore non è un vivere intimisticamente questa preghiera, ma è uscire da sé in una tensione grande che ti porta a dire la novità del Vangelo, ognuno secondo il suo modo. Non pensiamo di imitare né Matteo né San Pio da Pietralcina, perché questo farebbe di noi solo dei burattini. Ognuno di noi ha una sua particolarità, ha una sua esperienza, ha una sua tensione di stare con il Signore e di andare ad annunciare il Vangelo. Padre Pio l'ha scoperta, Padre Pio l'ha sofferta, Padre Pio l'ha accolta. Oggi, in questo ottavo giorno di questa preparazione alla festa di San Pio, io credo che lui ci dica, come anche San Francesco ha detto ai suoi frati, io l'ho scoperto, a voi scoprire qual è il modo di stare con il Signore dentro la preghiera e di uscire dalla preghiera per portare il Vangelo all'uomo del 2022. Pace e bene.